presenti la seduta è valida. Devo fare la comunicazione. Presidente, chiedo scusa, per terminare di seduta prima della comunicazione. Chiedo la parola. Consigliere, le comunicazioni del Presidente, diciamo, riguardano gli assenti, Presidente, me le vuol far fare? Allora, Presidente, siccome si tratta di un argomento fondamentale per il proseguo del Consiglio Comunale, se lei fa le comunicazioni in generale, il Consiglio Comunale per noi è aperto. Secondo quello che io le dirò, noi riteniamo che questo Consiglio Comunale non si debba fare. Per cui, per cortesia, mi dia la parola. Allora, per sua norma, il Consiglio Comunale è già aperto. Cioè non è che dobbiamo riaprirlo, il Consiglio Comunale è già non posso parlare, Presidente, non è che posso parlare prima che vi faccia l'appello, quindi dopo l'appello le chiedo gentilmente di avere la parola perché... E io le sto spiegando che dopo l'appello la seduta è valida ed è aperta, allora, io faccio le mie comunicazioni, poi quando entriamo nel merito degli argomenti, se lei ha delle eccezioni procedurali da fare, le farà e alla luce delle eccezioni che farà, se saranno ritenute fondate o meno... Verificheremo se la seduta deve proseguire. Presidente, lei mi deve dare la parola prima di iniziare la seduta. Ma il Presidente lo vuole fare lei o lo vuole fare io? Allora si assume le responsabilità. Me la sono assunta la responsabilità. Mi faccio le comunicazioni e poi le do la parola. Segretario, metta a verbale che il Presidente non ritiene opportuno dare la parola al consigliere comunale che ha bisogno di un preliminare di seduta e che pertanto fa a sprombattuto sulla linea di comunicare. Fare comunicazione prima di dare la parola, metta a verbale gentilmente, dopodiché si assume le allora, faccio le comunicazioni, giustifica certificato medico del Consiglio Comunale, gentile Presidente, allego la presente certificato medico attestante la mia disponibilità presenziale al Consiglio Comunale del 7 agosto, del 7 settembre 2014, con l'occasione per inviare i più cordiali saluti, in fede Antonio Del Vecchio. Mi sottoscritto Alfonso Albre, consigliere comunale indipendente, per motivi personali già comunicati verbalmente al sindaco, non potrà partecipare alla seduta odierna del Consiglio Comunale. E poi sono venute due note a firma, una del consigliere Albre e l'altra dal consigliere Reali. Il sottoscritto Alfonso Albre, consigliere comunale, nonché presidente della quinta commissione consigliare permanente, con la presente comunico le mie dimissioni dalla qualità di presidente della quinta commissione di qui sopra. Tali dimissioni trovano coerenza con il contenuto della mia dichiarazione risalente al protocollo, risalente e protocollata a luglio ultimo scorso, con la quale dichiaravo dall'alto la mia indipendenza da gruppo politico Italia dei Valori. Quanto sopra per opportuna conoscenza dell'intero Consiglio Comunale da voi presieduto. Assessore. Grazie. Altra comunicazione, il sottoscritto Reale Giancarlo, consigliere comunale e presidente della prima commissione consigliare permanente, in seguito alla comunicazione agli altri sin da luglio scorso, con la quale dichiaravo la mia indipendenza dalla lista civica Città del Sole, comunico le mie dimissioni da presidente della prima commissione di cui innanzi. Voglio dare lettura della presente nella prossima seduta del Consiglio Comunale. Non ci sono altre comunicazioni che dovevo... È pervenuta anche una nota dal consigliere Filippo Bombino, il sottoscritto Filippo Bombino, consigliere comunale del comune di Giovinazzo, con la presente si dimette dalle funzioni di vicepresidente del consiglio comunale per improrogabili impegni di natura familiare. Devo ritenere che queste dimissioni sono tutte irrevocabili, pertanto nella prossima seduta del consiglio comunale procederemo alla nomina, se possibile, del nuovo vicepresidente. Invece le commissioni dovranno eleggere nel loro seno i nuovi presidenti di commissione. Dopodiché mi chiede la parola il consigliere D'Amato, al quale gliela concedo. Grazie per la concessione, Presidente. Buonasera a tutti, innanzitutto. Sottoscritti i consiglieri comunali Vincenzo D'Amato, Consiglia D'Agostino, Cosmo Damiano Stufano, Giovanni Camporeale espongono. Primo, in data 26 agosto 2014 si riuniva la conferenza dei capigruppo per organizzare i lavori del Consiglio Comunale
del 9 settembre 2014. Come si evince dal verbale di seduta, in quell'occasione il Presidente del Consiglio scioglieva la seduta. Nel prendere atto di quanto rilevato dal consigliere comunale Giovanni Camporiale, delegato a partecipare dal capogruppo PD Consiglio d'Agostino, ossia che ai sensi dell'articolo 13, comma 7 del regolamento del Consiglio Comunale, la seduta della conferenza non era valida poiché non era presente un numero dei presidenti dei gruppi rappresentativi almeno della metà dei consiglieri comunali eletti. 3. In data 28 agosto 2014 si riuniva nuovamente la conferenza dei capigruppo, sempre per organizzare i lavori del Consiglio Comunale del 9 settembre 2014. 4. Come si evince dal relativo verbale, questa volta invece il Presidente del Consiglio constatava la validità della seduta della conferenza nonostante fossero presenti gli stessi capogruppo della seduta precedente. Unica differenza, la presenza del sindaco Tommaso De Palma, assolutamente inutile ai fini della validità e legittimità della seduta, come limpidamente statuito dall'articolo 13, comma 6, in combinato disposto con l'articolo 13, comma 7 del regolamento del Consiglio Comunale. Ed a dispetto di quanto dallo stesso sindaco scioccamente dichiarato sui social network nei suoi insignificanti resoconti mattutini, per il quale la sua presenza sarebbe servita per sistemare le questioni formali sollevate da parte dell'opposizione e legittimare le riunioni dei capigruppo. Preme precisare che l'invalidità appena denunciata non ha nulla a che fare con la demagogia o con qualsiasi voglia forma di ostruzionismo, come superficialmente affermato dal sindaco. Lui sì, abituato a fare demagogia, ma unicamente con il rispetto delle regole amministrative e la legalità, nozioni evidentemente sconosciute al sindaco stesso. Punto 5. In data 5 settembre 2014 si riuniva per la terza volta la conferenza dei capigruppo al fine di introdurre nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 9 settembre 2014 un punto aggiuntivo. 6. Nel relativo verbale il Presidente dava atto che la conferenza veniva convocata per la suddetta finalità, con nota protocollo numero 17.593 del 4 settembre 2013, ma anche che la nota a firma del sindaco diretta ad introdurre nell'ordine del giorno un punto aggiuntivo del Consiglio del 9 settembre 2014 non fosse precedente e prodromica alla convocazione della conferenza, bensì addirittura successiva, ossia del 5 settembre 2014, con protocollo numero 17.694. Colleghi consiglieri, considerato quanto appena detto, dobbiamo ritenere che il Presidente Farruzzi, oltre alla sua mania di onnipresenza, abbia anche doti di preveggenza. Inoltre, punto 7. Il Presidente, dopo aver regolarmente aperto i lavori, informato delle omissioni da Vicepresidente del Consigliere Bonvino e della presenza del consigliere Battista per delega del capogruppo Fusaro, constatava solo a fine seduta, ripeto a fine seduta, che mancava il numero legale dei presenti e dichiarando deserta la seduta. A tale proposito si evidenzia che in realtà la detta seduta, al pari di quella del 26 agosto 2014, non è andata deserta, ma è invalida, ex articolo 13, comma 7 del regolamento comunale, per mancanza di un numero di capigruppi rappresentativi di almeno la metà dei consiglieri comunali eletti. In ogni caso non può evidenziarsi che il Presidente avrebbe dovuto verificare il numero dei presenti e quindi la validità della seduta preliminarmente e non successivamente ad ogni altra operazione, essendo evidente che tale finale constatazione inficia automaticamente e necessariamente tutto quanto avvenuto in precedenza.
lo si ripete e lo si ripete l'intera riunione. Dai fatti appena esposti diviene che questo consiglio comunale è assolutamente illegittimo. Pertanto, vista l'incapacità amministrativa ed il pressapochismo dimostrati dal Presidente del Consiglio, ora, ancora più che in precedenza, assolutamente inqualificabili, considerato il ruolo istituzionale dallo stesso rivestito, chiedono l'annullamento della seduta e le dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale. Nel caso in cui, ancora una volta, con la solita arroganza, si volesse proseguire nei lavori, i sottoscritti saranno costretti ad abbandonare l'aula. A questo punto vorrei un attimino rivolgermi al segretario comunale, che dovrebbe essere garante delle istituzioni. Segretaria, per quanto io ho poc'anzi esposto, lei ritiene che questo consiglio comunale sia legittimo? Ritiene che tutte le conferenze che il presidente ha ritenuto valide siano effettivamente valide? Dunque, vabbè, l'esposizione dei fatti che lei ha enunciato risponde perfettamente alla realtà. Io non ritengo di aver fatto nessun protagonismo, ogni presenza, arroganza, presunzione, cioè tutte queste cose che lei dice vabbè, sono sue considerazioni opinabili che io non condivido. Io l'unico dovere che ho come Presidente del Consiglio Comunale è quella di non consentire il blocco istituzionale di questo ente, di non consentire il blocco istituzionale ed amministrativo della macchina burocratica del Comune di Giovinazzo, perché noi abbiamo, al di là dei capitoli giuridici, problemi che diciamo io non ritengo esserci, abbiamo un dovere rispetto alla città, quello di portare avanti gli argomenti e le tesi che servono a dare forza e sostanza alle idee di questo Consiglio Comunale e per risolvere qualche problema cittadino. Ci sono organi competenti ai quali diciamo ci si può rivolgere per verificare diciamo se stiamo operando nella legittimità o meno. Io ritengo sì, anche perché ancora una volta siamo vittima di un regolamento del Consiglio Comunale che io ho ripetutamente chiesto alla Segretaria Generale di aggiornare, perché comprende una serie di contraddizioni. La contraddizione nel merito per quanto riguarda la conferenza dei Capigruppo qual è? Tutti gli organismi di qualsiasi consesso, per poter funzionare, devono essere completi nella loro composizione. Una conferenza dei capigruppo, che dovrebbe rappresentare l'intero consiglio comunale, che esclude il presidente, i due vicepresidenti, non era stato composto il gruppo che ho provveduto a comporre, forse lei non l'ha scritto, ma te lo ricordo io, il gruppo misto. Presidente, la parola ce l'avevo io e avevo chiesto al segretario generale di intervenire. Poi lei si è accavallato sulla mia discussione e pertanto chi ha tolto la parola è lei e non io. Ok? Precisiamo queste cose. Pertanto, diciamo, ritengo che, ripeto, un organismo non possa funzionare se all'interno dello stesso non siano rappresentate interamente le forze che lo compongono. Nella fattispecie di questo Consiglio Comunale, in questo momento noi abbiamo una conferenza dei capigruppo, vabbè, che non rappresenta l'intero Consiglio Comunale, laddove da questa conferenza vengono esclusi il sindaco, il presidente del consiglio, il vicepresidente vicario e l'altro vicepresidente, che normalmente vengono convocati per questo motivo, cioè la conferenza dei capigruppo. Ripeto, ritengo che non ci siano problemi di illegittimità. Se poi c'è qualche problema di legittimità formale, ci sono organismi che lo potranno verificare e diciamo farò ammenda se questi si sono verificati. L'altra cosa che voglio ricordare è che la presenza del sindaco all'interno della commissione non c'è scritto né che può partecipare né che non può partecipare.
come invece precisato per il Presidente del Consiglio e per i due vicepresidenti. Quindi diciamo è tutta una giurisprudenza da andare a verificare. La cosa importante è che diciamo bisogna mettere mano, perché io qui ho consultato tutta una serie di regolamenti di Consiglio Comunale, non ce n'è stato uno nel quale ho letto che il Presidente, il Vicepresidente, l'altro Vicepresidente non fanno quorum durante la seduta. Solo il nostro regolamento lo prevede, e devo diciamo ricordare che questo Consiglio Comunale per quel regolamento è stato bloccato 6 mesi in altro periodo, in altra amministrazione, soltanto per decidere chi doveva fare il Presidente del Consiglio o qualche altra roba del genere. Pertanto ritengo e ribadisco che ho l'obbligo istituzionale di non bloccare l'attività amministrativa di questo ente per questioni diciamo di nana caprina, laddove la conferenza dei capigruppo, lo voglio ricordare a voi consiglieri comunali e a chi ci ascolta, ha solo l'onere di stabilire la data del consiglio e l'ordine dei lavori che vengono proposti dal sindaco. Quindi non vedo diciamo quale grande reato sia stato compiuto laddove diciamo la conferenza dei capigruppo è andata deserta o è stata convocata con la presenza del sindaco, come per esempio le comunicazioni che io ho fatto nell'ultima seduta della conferenza di capigruppo, dove ho comunicato che c'erano le dimissioni del vicepresidente Bombino, e che ho ribadito in questa sede di consiglio come istituzionalmente previsto, posso aver inficiato chissà qualche cosa. E in quanto alla richiesta di dimissioni, l'avete fatta legittimamente, vabbè, se l'aula riterrà che io mi debba dimettere, lo farò immediatamente e senza indugio. Dopodiché, non so, la segretaria vuole intervenire? Prego, segretario. Presidente, perché dopo la risposta la segretaria, io non ho ancora completato la mia discussione. E le doveva dire prima, perché lei ha chiesto la segretaria e basta. Come ha chiesto la segretaria e basta? Faccia quello che deve, dopo mi parla quando vuole, non si preoccupi. Prego, segretario. Allora, per quanto riguarda la validità di questa seduta, io ritengo che la validità ci sia, la legittimità della seduta ci sia, perché è stata convocata regolarmente dal Presidente, a cui compete la funzione di convocare il Consiglio. Per quanto riguarda invece la conferenza dei capigruppo, ricordo che la conferenza dei capigruppo è un organo consultivo del Presidente del Consiglio, quindi se la seduta è andata deserta, questo non preclude al Presidente del Consiglio la facoltà e l'obbligo di convocare il Consiglio Comunale qualora vi sia un Consiglio. Il Presidente può convocare il Consiglio, altrimenti sarebbe semplice bloccare l'attività istituzionale facendo andare deserte tutte le sedute delle conferenze dei capigruppo. Il Consiglio non si potrebbe convocare, cioè non è previsto questo, che il Consiglio non si possa convocare se la seduta della conferenza dei capigruppo. Quanto alla composizione della conferenza dei capigruppo, io ritengo che sia abbastanza chiaro l'articolo 13, comma 6, che ha recitato. Segretario, dica il comma 1 per favore. Sì, 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 ritengo che sia, cioè, la conferenza dei capigruppo. Continua a leggere, chiedo scusa segretario, lei deve leggere per intero, chiedo scusa segretario, deve leggere per intero. È composta dai capigruppo, questo è il mio parere, è composta dai capigruppo. Segretaria, l'articolo 13. Sì, allora le leggo io che cosa dice l'articolo 13, visto che lei ha omesso qualcosa di quell'articolo 13. La conferenza dei presidenti dei capigruppi consigliari ha il compito di programmare ed organizzare i lavori del Consiglio Comunale, di predisporre l'ordine del giorno sulla base della richiesta del sindaco, ovvero dei consiglieri, e di decidere l'ordine di trattazione delle diverse questioni. È fatta salva la facoltà di convocazione del Consiglio Comunale da parte del Presidente del Consiglio nei casi di effettiva urgenza. Non mi sembra che questo punto all'ordine del giorno sia un ordine di effettiva urgenza, non è che l'ho deciso io, non lo decido io, perché se fosse stato un consiglio d'urgenza probabilmente sarebbe stato convocato entro i 3 giorni, non i 5 giorni. Quindi ogni tanto andatevi a rileggere il regolamento, che fa parte delle basi di consigliere comunale. La valutazione dell'urgenza compete al Presidente sulla base anche di quelle che sono le proposte degli uffici, del comune degli uffici, non è che se va a seduta la seduta della conferenza di capigruppo si deviene il consiglio comunale, si blocca l'attività amministrativa, sarebbe secondo me assurdo, perché non è espressamente previsto da nessuna norma di legge che il regolamento non si, che il consiglio non si possa convocare se va deserta la seduta della conferenza dei capigruppo. Per quanto riguarda la composizione della conferenza dei capigruppo, secondo me a quel punto è chiaro l'articolo 13, la conferenza costituita
conferenza di gruppo. Va bene, le posizioni sono chiare, le interpretazioni altrettanto. Devo completare il mio discorso, Presidente. Io ho fatto una domanda, che c'è, mi dà fastidio perché un consigliere parli? Probabilmente vorrei parlare qualcosa. Prego, consigliere, non faccio altri dibattiti e considerazioni, prego. Vorrei ricordarle che così come lei ha prima esposto i problemi della cittadinanza e quant'altro, che noi ci teniamo perché il paese vada avanti, eccetera, eccetera, queste sono le stesse cose che il sindaco racconta poi sui social network ogni mattina. Io vorrei ricordare che sono 2 anni che non si vede Roma in questa città, primo, e nessuno di noi ha mai fatto demagogia per ostruzionismo, per provocare i lavori del Consiglio di Comune. Questi non sono assolutamente argomenti da portare in Consiglio Comunale, visto, ripeto, quello che noi abbiamo soltanto evidenziato relativo alla legalità. Perché, caro Presidente, vede, lei non può ogni volta parlare del regolamento, poi lasciare perdere lo statuto. E le faccio rilevare anche un altro particolare. No, faremo pure lo statuto, non ti preoccupare. Aggiusteremo pure lo statuto. E per cui, siccome lui poteva farlo benissimo nella prima seduta di Consiglio Comunale, nel momento in cui... L'ho fatto, per iscritto. L'ha fatto per iscritto, i fatti, voi avete tutto per iscritto, parlate sempre di quello che dovete fare, siete l'amministrazione del futuro, quanto dovete fare? Ah, consigliere, rimane l'argomento, dove in questo faccio sto rimanendo in argomento, Presidente, sto rimanendo in argomento, sto dicendo che lei ha scritto, lei stesso mi ha detto che ha fatto un appello alla segretaria a che si potesse fare un nuovo regolamento, un nuovo statuto. Fino ad oggi sono passati 2 anni, la realtà qual è? Lo statuto non è stato modificato. E andiamo avanti anche con le altre cose. Allora, detto questo, e ribadisco un'altra motivazione per la quale a volte voi prendete in mano il regolamento e lasciate lo statuto, prendete lo statuto e lasciate il regolamento. Avete fatto una nomina dell'ufficio del presidente del gruppo ministro Alfonso Albero. Se andiamo a leggere lo statuto, su quella norma mi pare che c'è scritto che il capogruppo debba essere la persona più votata. No, più anziana. Più anziana, e in questo senso maggiore. Sono più anziana dell'età. Generale, quella che ha avuto più voti. E questo la sì, ma lì sta scritto più anziana d'età. Presidente, ora, no. Se qui sta scritto, non lo so, non entriamo in questa parte. Io vi sto dicendo. Molte volte siete molto superficiali, pertanto affinché i lavori non si blocchino davvero, andate a rivedervi tutte queste cose, perché ogni tanto fa bene rivederle, e lì che vi sponderanno un attimo. Poc'anzi lei ha anche detto che noi dobbiamo rivedere, adesso deve andare a rivedere anche tutti gli equilibri, caro Presidente, per quello che riguarda la composizione delle commissioni. Voi non state prendendo in considerazione che invece secondo quanto prevede la legalità e la legittimità, se si vuole operare in questo senso, si devono fare. Questo non si tratta di bloccare l'amministrazione, di non farla lavorare, di programmare. Che cosa no? Se volete fare uno secondo le regole come fate tu. Camporeale, io ho chiesto la parola, sto aspettando, Camporeale. Va bene, per ora è concluso, grazie. Prego, consigliere Giussani. Presidente, una semplice osservazione sul discorso che le opposizioni qui non vogliono fare demagogie, non vogliono ostruire i lavori di questa amministrazione. Segretario, per cortesia, mi può dare lettura delle firme sotto il verbale della prima conferenza di capigruppo, quella dove mancava il numero legale? C'erano tutti, hanno firmato i gruppi. Ok, quindi erano presenti i capigruppi, c'era il numero legale. Sì. Ma no, questo solo per chiarire, le persone che non vogliono fare demagogia, che erano presenti alla conferenza dei capigruppo, è constatata la mancanza della maggioranza, non la mancanza del numero legale, la mancanza della maggioranza, hanno dichiarato e sottoscritto che mancava il numero legale. Pur essendo presenti, hanno dichiarato che mancava il numero legale. Questo è tutto, Presidente. Presidente, chiedo la parola. In merito,
Sì, abbiamo finito con i preliminari. Vorrei fare una richiesta in merito ai punti all'ordine del giorno. Se possiamo cominciare i lavori e finire di fare caso. Presidente, chiedo la parola. Allora, quando dicevo che siamo, caro consigliere D'Amato, quando dicevo che ancora una volta siamo vittima dello statuto e delle regioni, è perché il regolamento del consiglio recita testualmente il più anziano di età. Il regolamento? Sì, allora siccome noi diciamo la possibilità di decidere tra le due qual è che diciamo è quella che vale più, mi attengo a quello che è il regolamento che è stato approvato da questo consiglio comunale in epoca passata. Mi auguro che questa ennesima dimostrazione avuta che abbiamo un regolamento e uno statuto che cozzano tra di loro convinca chi deve avere l'obbligo di fare questa cosa di mettere a punto un nuovo regolamento, un nuovo statuto per poter avere un'agibilità maggiore di questo consiglio comunale. Mi chiede la parola il consigliere Iannone. No, ho chiesto io. Il consigliere Camporeale. Poi seguirei a parlare. Rispondo prima a Fusaro, però presidente. Consigliere Fusaro, noi siamo rimasti là perché forse lei, come al solito, lo conosce anche lei il regolamento, avrebbe dovuto il presidente verificare la validità della seduta preliminarmente all'apertura dei lavori. Siccome il presidente non l'ha fatto, sono dovuto intervenire e far notare questa cosa. Quindi il fatto che ci sia, perché se vogliamo fare quelle cose per bene, la conferenza di giorno non si sarebbe dovuto neanche aprire, perché ho chiesto la parola preliminarmente all'apertura della conferenza. Il presidente, con la solita arroganza, fece continuare a scrivere le bare, e noi dobbiamo chiaramente firmare perché altrimenti non potevamo parlare e poi andare via. Quindi Spadame stia zitto. Preliminarmente la verifica del numero legale deve fare il presidente della conferenza di capigruppo, non il consigliere comunale che fa notare al presidente quello che lui non sa. Siamo d'accordo? Fammi continuare, tu hai parlato e non ti ho interrotto. Uno, seconda cosa, poi volevo far notare al presidente, non è che si prende lo statuto o il regolamento come più piace. Blocchiamo il consiglio, lo leggiamo né da una parte né dall'altra. Forse evidentemente lo statuto forse ha più validità e valenza del regolamento. Questa è un'altra sua interpretazione. Un'altra mia interpretazione. Tant'è che se il regolamento comunale potrebbe anche non esserci, pare esserci soltanto lo statuto, tanto per incominciare. Quindi in realtà è lo statuto che è la carta costituzionale dell'ente comunale, come la Costituzione per la... Cioè sta dicendo le Fandoni, che è meglio che lo dica. Le Fandoni le dice lei, non faccio considerazioni con un uomo. Da un presidente del Consiglio, purtroppo diciamo, lei non lo è il presidente del Consiglio, quando lo faranno le dirà le Fandoni come le dico io. Poi, segretario, volevo dire che la conferenza dei capigruppo c'è l'articolo 13,7 che lo dice chiaramente qual è la validità della conferenza. Eh sì, benissimo, appunto. E le volevo dire, far notare, che non è vero che se nel caso in cui la conferenza... Perché se la maggioranza ha i numeri, la conferenza li avrà automaticamente i numeri. Questa è la verità, va bene. Quindi ecco perché là c'è scritto che è fatta salva comunque per non interrompere i lavori consigliari da parte del presidente di convocare per i punti con la massima urgenza, proprio perché ci sono punti urgenti per la città, il presidente può convocare il consiglio e andare avanti. Non è vero che si ferma la macchina amministrativa, assolutamente falso. Allora, la conferenza dei capigruppo, a cosa serve? Se c'è scritto uno statuto che è propedeutico alla formazione della regione. Per? Propedeutico alla formazione della regione. Dell'ordine dei lavori, non allora, del giorno, che è una cosa diversa. Presidente, lo statuto, l'articolo 35,1, dice propedeutico alla formazione dell'ordine del giorno delle sedute di consiglio. Propedeutico, l'italiano è così. Oltre ad essere consulti, è propedeutico alla formazione dell'ordine del giorno.
è chiaro che se c'è un punto di massima urgenza, il Presidente convoca il Consiglio con l'ordine del giorno il punto di massima urgenza. Lei dice, ma gli uffici dovrebbero, scrivono gli uffici, dicendo il dirigente che è un punto che ha bisogno di andare in consiglio comunale perché ha requisiti della massima urgenza, dalle motivazioni, il presidente come ha comunicazione dal sindaco, lo ha dagli assessori, lo ha dai dirigenti, dei punti che deve portare in consiglio comunale, quelli che ritiene motivati della massima urgenza, potrebbe non fare la conferenza di capigruppo e andare direttamente in consiglio se c'è massima urgenza. Allora, l'occhio di conferenza di capigruppo che sta a fare? La togliamo pure questo. Come avete tolto l'ufficio presidenza, non va pure tra gli organi propedeutici dell'attività amministrativa, e togliete pure quella conferenza di capigruppo. Che sta a fare la conferenza di capigruppo? Che cosa sta a fare? E poi volevo dire che il presidente e il vicepresidente non è che non contano, contano nell'uno della rappresentanza, non che non contano, non contano, non contano nella validità della seduta, ma nell'uno della rappresentanza, ma giustamente della segretaria, della presidenza dei capigruppi, non che non contano. Anche questo è molto chiaro. Comunque, per fortuna, rispetto alle fandonie, ci sono i fatti che parlano. Allora, io vi leggo ai consiglieri il verbale della seduta del 28 agosto 2014, alle ore 11:20, convocata con nota protocollo 16954. Voglio precisare che questo verbale è sottoscritto da tutti i capigruppo che non hanno, diciamo, la legge non avete ignorato. Sono presenti Fusano, Fasuzzi, Bombino, D'Amato, Stufano, Camporeale, Spadavecchia, come segretario presente Bavaro. Il consigliere Camporeale prende la parola che, e dice che in senso all'articolo 13,7 del regolamento del Consiglio Comunale la seduta non è valida in quanto è, presidente, e la rappresentatività della seduta dei consiglieri tesi, in quanto il consigliere D'Amato, il consigliere Stufani, il consigliere Camporeale, delegato al capogruppo D'Agostino, abbandonano la seduta. Il presidente prende atto della presenza della rappresentanza di soli 7 consiglieri comunali e dichiara la seduta deserta. Io francamente non capisco, diciamo, dove è il bonus, però ripeto, ognuno ha la sua interpretazione. Credo che le posizioni siano ben... Ah, scusi, mi avevi chiesto la parola a Lucio, prego. Volevo solo ha risposto a Fusaro, no? Sì, per favore, prego. Sono democratico, quindi sono aperto a qualsiasi anche a dibattito, purché dalla correttezza. Dicevo, però, Presidente, su quest'ultimo aspetto bisogna dire che lo Stato è, come dire, lo strumento come la Carta Costituzionale. Tutto ciò che ne diviene del mondo fa riferimento allo Statuto, che è l'unico, che diciamo è la carta del posso interrompere? Anche le leggi dello Stato sono supreme rispetto a quant'altro, però poi demandano i regolamenti e anche lo Statuto demanda il regolamento. Qual è il vulnus? Che lo Statuto va oltre, ecco qual è, va giustamente, va oltre quello che è il suo concetto di iniziale, e oltre a demandare i regolamenti, oltretutto poi legifera anche lui. Ecco perché ci troviamo di fronte a queste contraddizioni. Però lei ha ragione, ma laddove, diciamo, c'è la fondatezza del valore dello Statuto, non su quello che deve fare il Consiglio Comunale, ma sui principi fondamentali dell'ente, questo, diciamo, è il bonus che esiste. Prego. Allora, le dicevo che ovviamente se ci sono delle contraddizioni tra, se lo Statuto contraddice la norma costituzionale, ovviamente la violazione. Se il regolamento contraddice la norma dello Statuto, ovviamente è una contraddizione, giusto? Allora, lo Statuto è il punto di riferimento, poi gli aspetti procedurali o gli aspetti che vanno sistemati, perché, come dire, ci potrebbe essere una contraddizione dei tempi tra quando dice il regolamento e quando dice lo Statuto, ed è giusto che sia così. Però io faccio riferimento soltanto alla comunicazione che lei ha fatto alla Costituzione del gruppo Misto, dove nomina questo consigliere Albore come presidente di questo gruppo Misto perché è il più anziano di età. Allora, il più anziano di età è citando l'articolo 12,6 del regolamento del Consiglio Comunale.
l'articolo, abbiamo detto, cioè andiamo all'articolo 12, sì, a meno che avete scritto una cosa come avete scritto una. Articolo 12, il comma 6 dice che per i gruppi consigliari autonomi e per i gruppi consigliari misti, in mancanza di designazione, sarà considerato presidente di gruppo consigliari il presidente di gruppo di consiglio, consigliere comunale più anziano d'età che vi abbia aderito. Andiamo al comma 5. Entro i tempi di cui al primo comma del presente articolo, i singoli gruppi consigliari devono comunicare al presidente del consiglio il nome del presidente del proprio gruppo, in mancanza, e sino a tale comunicazione sarà considerato presidente del gruppo il consigliere comunale più anziano d'età nell'ambito del gruppo secondo i criteri di quell'articolo 24, comma 5, che è sbagliato, comma 14 dello statuto comunale. L'articolo 24, non comma 5, comma 14, dice il consigliere anziano, quindi sia il comma 5 che comma 6 fa riferimento al consigliere anziano di età, perché non ha senso che il punto 6 dice consigliere anziano di età e voi nominate il signor Arbore, e il punto 5 è una contraddizione rispetto al punto 6. Per esempio, fatto questa premessa, cosa dice il punto, il comma 14? Il consigliere anziano è il consigliere che nella elezione ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. In caso di parità dei voti, considerato anziano il consigliere comunale più anziano d'età. Allora, io sono esame tutto. Allora, questa diciamo è come l'articolo di riferimento ed è consegue tutto di conseguenza anche gli articoli del regolamento del Consiglio Comunale. Non è che il regolamento del Consiglio Comunale può come di contraddire le norme statutarie. Diciamo che c'è un collegamento diciamo perfetto in questa circostanza. Se lei nota delle contraddizioni in altre situazioni, è giusto che siano emendate, sistemate, ma in questa circostanza, noi abbiamo la presenza di una norma ben precisa, l'articolo 5,14, che chiarisce perfettamente, che è nominato, tant'è, io non c'ero, ma sono convinto che quello avete fatto al primo seduto in Consiglio Comunale, e il consigliere più anziano non è certo era sarà qualcun altro meno giovane di lui, è stato fatto, stava lì, non presiedeva la seduta consigliare perché era il consigliere più suffragato tra somma dei voti di lista, allora io la invito a rivedere questa lettera e a rivalutare la posizione del, non perché abbia qualcosa nei confronti di Arbore e di compare così, ah sono andato a fumare, non è che abbia qualche cosa in confronti, scusa ancora una volta prima per dire, ma anche il numero di va bene, va bene, chieda la fede, la sto dicendo, con questo noi non facciamo no, e va bene, sarà mia cura verificare diciamo quella nomina e se diciamo avrò pareri contrari da persone più competenti di me provvederò a variarla. Va bene, le posizioni sono chiare. Posso avere la parola? Prego. Volevo dire la mia su questa cosa, perché dopo aver sentito tutti volevo puntualizzare certe cose, cioè qui mi è sembrato che a fronte della lettura di questo comunicato, diciamo la difesa tra virgolette del Presidente e del Segretario, per quanto Segretario diciamo non si deve dipendere, il chiarimento dato dal Segretario, era il chiarimento, la sua opinione. No, era che il Presidente doveva fare andare avanti il lavoro del Consiglio, io aggiungo a prescindere,
Il segretario dice la convocazione è corretta e la conferenza ha natura costitutiva, per cui il Presidente ad un certo punto può convocare a fare quello che crede. Se ritiene che ci sia una ragione, vabbè, è una mia chiusa, lei ha detto che è consultiva. Il Presidente dovesse convocare la prima, la seconda volta, non è detto che sia tenuto a convocare due volte la conferenza dei capigruppo, se va sempre da sempre che fa, blocca l'attività amministrativa, pur avendo i numeri per andare in consiglio, non avendo i numeri nella conferenza dei capigruppo, per il regolamento blocca l'attività amministrativa, è un assurdo. Allora, nel nostro caso non c'è questa situazione assurda, ci sono le possibilità per rimediare e all'amministrazione avrebbe potuto rimediare e convocare correttamente. In più la cosa che mi preme invece che è che tutto il discorso fatto sul regolamento, lo statuto, che sono contraddittori, che dicono cose che non consentono poi di fatto al Presidente di far andare avanti la conferenza o comunque di dividere così, non è così, perché anche in questa situazione, così come probabilmente con riferimento alla nomina di Presidente del Gruppo Misto denunciava Iannone, non c'è nessun tipo di contraddizione tra regolamento e statuto. Cioè, con riferimento alla validità della conferenza, il regolamento è chiarissimo, e questo l'ha detto anche il segretario. Con riferimento alla natura e alla finalità della conferenza, anche qui non c'è nessun tipo di contraddizione tra regolamento e statuto. Cioè, si dice che la conferenza è consultiva, ma si dice anche che è propedeutica all'ordine del giorno, il che significa che sulla sua consultazione è obbligatoria e che se non si fa vuol dire che l'ordine del giorno può essere fatto, salvo quella ipotesi prevista dell'eccezionale urgenza che diciamo impone al Presidente di andare avanti. Quindi se tutto sta interpretando a modo suo nelle sue prerogative, prego. Se vogliamo perché diciamo è obbligatorio. Va bene, così è continuo. Di effettiva, usate il termine diciamo giusto. Allora, voglio dire, oggi il regolamento c'è stato tutto, a prescindere dal fatto della volontà che c'è sempre stato, non è stato ancora attuato, di cambiarlo, non è stato cambiato, quindi noi ci dovevamo attenere, secondo me, cioè il rispetto delle regole vuole questo, ci dovevamo attenere al regolamento dello statuto. Quindi ad oggi questo Consiglio Comunale non può essere considerato validamente convocato perché non c'è stato il valido atto propedeutico, e cioè la valida conferenza dei capigruppi, perché la conferenza dei capigruppi di Davide è stata quella del 28 di agosto, dove in realtà non era rappresentata la maggioranza dei consiglieri eletti. Il sindaco, che pure può intervenire o non intervenire, nella comma 6-7 in cui si dice quando è valida e quando non è valida la conferenza, non viene menzionato come soggetto titolare di rappresentatività, e quindi il segretario stesso ha detto che sono i capigruppo danno la presentabilità confermando, quindi il sindaco c'era o non c'era, non cambiava le cose, da che deriva che il Presidente non si comprende da cosa ha dedotto che invece quella seduta fosse valida. Io l'ho spiegato, forse non è stata attenta, ma... Vabbè, ha detto che era necessario andare avanti con i lavori. No, forse ha saltato, si è andata nella registrazione, glielo ho dato. Ha detto che il sindaco non è spiegato nel regolamento. No, non è questa la giustificazione. Io adesso dicendo che in realtà non vale. Non è questa, è stata la mia giustificazione nella fase preliminare, se l'ha data di leggere. Comunque non è quella che dice il regolamento. E io voglio dire, siccome oggi il regolamento e lo statuto sono questi... Il regolamento non è quello che dice lei. Se vuole dire che sono le stesse cose. No, cioè è quello che lei interpreta in una certa maniera, perché no, dice che è consultiva ma obbligatoria. Perché ma anche chi fa gli esami all'università sa che non può fare. Anche le commissioni consigliari sono propedeutiche. Non può fare l'esame di procedure se non ha fatto gli esami sostanziali. Ci sono esami di medicina che non puoi fare se non hai fatto l'esame preliminare di chimica. Propedeutico significa che non vai avanti. Ecco perché io ho utilizzato il termine obbligatorio per rendere tutto un po' più intelligibile, che poi ne vogliamo evitare pure di dare il significato che hanno le parole alle parole stesse. E vabbè, io vedo troppa semplicità nel modo di fare, perché se poi alla fine tutte le cose non potrai dire come ci dobbiamo riunire, come dobbiamo fare, allora veramente riuniamoci in un luogo qualunque, non ci riuniamo così comunale, non facciamo nessuna convenzione, non facciamo nessuna conferenza, non c'è
possibilità di correggere il tiro. Pensateci e correggete il tiro, perché voi avete la possibilità di rappresentare, di consentire a tutti di essere rappresentati nella conferenza di Capigruppo. Ma fate le cose secondo le regole, seguite le regole, perché poi alla fine ci metterete in condizioni dove per forza, come devo dire, dimostrare questi problemi ad altri, portare il problema fuori, problemi che invece potremmo con un po' di buon senso aggiustare fra di noi, evitando che un consiglio comunale di questo tipo, che non ha neanche tutta questa rilevanza, vada avanti per poi creare il problema se valido o non valido e discutere per altri mesi come abbiamo fatto con riferimento ad altre questioni. E per quanto riguarda la seduta dove erano presenti i consiglieri caporali in mia delega, a parte che risulta chiaramente descritto che hanno abbandonato l'aula, quindi non facevano nulla, e poi è stato più volte detto anche se la legge che serviva la loro presenza fisica e che non doveva essere neanche verbalizzata, solo per denunciare il problema. Quindi diciamo, se vogliamo parlare, il bonus, no, è stato chiarito anche direttamente dal consigliere caporale D'Amato, e aver verbalizzato una presenza che in realtà non c'era. Questo noi lo facciamo pure nelle aule del tribunale, quando compariamo solo per far evidenziare che la notifica è andata male e quindi va di pasta, non viene messa verbale la presenza. Va bene. Presidente. Ah, prego. Ormai io credo che questa amministrazione stia proprio alla frutta, io dico, come al solito non intervieni mai spada vecchia consigliere, quando intervieni dici un sacco di puttana. E allora consigliere Tufano, si rivolga all'aula, questo è il presidente, questo è il nostro presidente, quando dice si rivolga all'aula, quando presidente non alzi la voce, presidente non devi alzare la voce, si rivolga all'aula, presidente, lei non è il fascista di turno, scusatemi, il dittatore di questa assemblea, dittatore di questa assemblea, presidente lei deve essere al di sopra delle parti. Presidente, lei si sta appropriando dei poteri che lei non ha, lei si sta squalificando di fronte alla gente, di fronte a questa comunità. Presidente, lei blocca i lavori di partecipazione. Presidente, lei sostenendo questo programma della partecipazione, riempendovi la bocca, e poi al momento il primo atto che fate, perché se ci fosse ancora l'ufficio di presidenza, per favore fate completare il consigliere Tufano, se lui interrompe, è inutile che ridi consigliere Tufano, si rivolga all'aula, non faccia presidente, concluda il suo pensiero. Effettivamente, presidente. Lui parla senza microfono, lei ha il microfono, prego. Lui non parla senza microfono, parliamo tutti senza microfono. Ma come sta parlando pure lei, come dobbiamo fare? Mi fa capire come dovrei impedirlo. Mi fa capire come dovrei impedire a lei, io mi farò parlare. Mi dica come deve fare. Il pubblico è pregato di tacere. Presidente, andiamo a dirlo, la seconda volta l'ho dato là. Sì. Come ha punito lei? Forza, consigliere. Sì. Non voglio entrare nel merito poi del convegno del consigliere Bermuda qua, no? Che viene qui a fare consiglio in rispetto delle cose, nel con le Bermuda, in questo consiglio comunale. Bravo presidente, lei al di sopra delle parti. È un appello che io devo prendere. Oh, la con il convegno. Consigliere Fusaro, per favore, si zittisca. Faccia continuare il consigliere Stefano, che ci sta illuminando di mezzo, prego. Questa se ne viene per lei illuminare di mezzo, presidente, va bene. Siccome lei dice un sacco di fesserie, ha aperto il suo intervento dicendo che noi vogliamo bloccare l'attività di questo consiglio comunale. E come facciamo a bloccare le attività? Voi siete maggioranza, il problema è che non siete in grado neanche di esercitare questa maggioranza. Perché voi avete la maggioranza dei capigruppi, bastava un poco di rispetto delle regole, caro presidente, che lui non sta mettendo più in campo.
Vogliamo riprendere il bilancio? Questa è la partecipazione che volete dalle opposizioni. Il bilancio è assurdo, inventato. Presidente, faccia il tema, per Presidente, si al tema. Al tema. Stiamo parlando del regolamento, stiamo parlando dello statuto, che lei chissà perché è l'unico presidente in tutta Italia che dice che lo statuto può essere considerato e il regolamento non può essere considerato. È l'unico in tutta Italia, perché forse viene, non lo so, da una scuola diversa da noi poveri immortali, no? Poveri immortali. Come dicevo, la partecipazione, il bilancio è vergognoso. In tanti anni che faccio politica è la prima volta che la documentazione viene data 5 giorni prima. Vergognoso. Queste sono le cose che dovete dire alla gente. Queste sono le cose che dovete dire alla gente, perché non volete che qualcuno, che la parte che rappresenta questa comunità, e siamo molto ma molto di più di voi, non partecipi alla relazione di quel bilancio, non possa dire la sua. Questo è vergognoso, è squalificante per un'amministrazione e maggiormente per il Presidente del Consiglio che convoca il bilancio, è vergognoso. Relazione della Corte dei Conti, la relazione dei revisori dei conti, 24 ore, vergognoso, mai successo. E che cosa c'è? Mai successo. Non interrompete, per favore, fate successo. Mai successo. Presidente, lei non è super padre, lei è meglio che si dimetta, mi ascolta, faccia la miglior cosa, dia posto a qualche altro che forse riesce a condurre l'attività amministrativa meglio, grazie. Possiamo iniziare a lavorare? No, scusami, posso parlare? Cioè è un'ora che stiamo parlando di tutto, tranne che degli argomenti del Consiglio Comunale. Sì, buonasera. Consigliere Tufano, è la stessa cosa che lamentava l'opposizione 5-6 anni fa, quando... La stessa cosa che lamentava l'opposizione quando chiedeva le carte, come mai? Non c'era un coce. Mai, si sta decidendo. Che io sono memoria storica. Ti ho interrotto? Allora vado lì, ok? No. Male. Grazie. La prossima volta si è la prima cosa. La stessa cosa che lamentavo l'opposizione l'altra volta, che le carte le avevano 2 giorni prima. Tanto per cominciare, per quanto riguarda il discorso del bilancio, che tu sappia, c'è qualche gruppo che ha anche presentato al bilancio delle osservazioni, dei rilievi, diciamo, no? Che sono state ragionate con l'assessore preposto. Evidentemente tu non hai letto il bilancio. Poi per quanto riguarda il discorso di 5 giorni, per quanto riguarda il discorso di 5 giorni, stiamo parlando del parere del revisore dei conti, che non inficia, nessuno non inficia niente sul bilancio. Abbiamo avuto il tempo per leggere il bilancio, tant'è che qualche gruppo ha presentato dei rilievi. Evidentemente non avevate nulla da dire, tenuto conto dei bilanci degli altri comuni e delle tasse che stanno venendo fuori adesso, e poi vi pubblicheremo, caro consigliere Giovanni Capogliato, la differenza che sta tra noi e gli altri comuni. Quando pagheranno i nostri contribuenti, ci stanno qua ad aspettare che qualche cosa si risolva, no? Tipo i ciambotti. Poi mi si attenga al tema e concluda. Il tema è questo, di ciambotti stiamo parlando, di ciambotti del lungomare che noi abbiamo dovuto risolvere, altro che non abbiamo fatto niente. Siamo andati in tutte le aule di tribunale per risolvere queste cose qua, che voi avete permesso di fare e non avete mai parlato. Allora, entriamo nell'ordine del giorno previsto da questa convocazione. Comunicazioni del sindaco. Prego, sindaco. Finito il teatro. Aspettiamo se qualcuno deve lasciare l'aula. Mamma mia. Come ti permetti di parlare di quel modo? Vedi, siamo dritte! Consigliere, deve uscire dall'aula o deve rimanere in aula? Buffone, vai a dire qualche altro! Pagliaccio che non sia! Vai al mare, non è bene mai nulla! Pagliaccio! Buffone a me! Buffone a me! Prego, sindaco! Dopo! A me brutto! Dopo! Ti darò la foto quando ti dico il mio nome! Educazione e rispetto! Neanche a volte non si sente i tuoi genitori! Ancora! Buonasera a tutti! Io, essendo il sindaco di questa città, mi corre, secondo me, il dovere di chiedere scusa a quei cittadini che pagano le tasse per non essere serviti adeguatamente.
perché penso che abbiamo passato una buona ora di varie ed eventuali che non portano assolutamente nulla di utile a questa città. Dopodiché non tocca a me fare le considerazioni che ogni cittadino penso può fare tranquillamente da solo. Mi dispiace che sia andato via il consigliere D'Amato, ma per fortuna ci sono in aula, sono sicuro, ah eccolo là, che fa da spettatore che non mi potrà rispondere. Volevo dire che lui a noi imputa incapacità, impossibilità di raggiungere dei risultati. È inutile che stia a fare l'elenco delle cose fatte o non fatte, dico solo che noi i conti li faremo al 2017 e potremo dimostrare se abbiamo fatto o no. Quanto ai loro fallimenti del passato, quelli sono invece dati certi e certificati. Per questo credo che le verifiche si faranno al tempo detto per quello che ci riguarda. Per quanto riguarda loro, le verifiche sono già fattibili. Anch'io auspico e chiedo ai capigruppo e anche alla segretaria, al Presidente del Consiglio, a chiunque sia deputato a questa questione, a mettere ordine a quello che è un vero e proprio pasticcio, visto l'incongruenza fra statuto e regolamento. E vorrei ricordare, mi dispiace che sono andati via coloro che nella scorsa legislatura erano maggioranza e che hanno portato avanti questo geniale pasticcio, perché sono stati non so quanti mesi a dibattere su questo, su cosa, come doveva essere lo statuto e il regolamento, con il risultato che tutti quanti voi credo abbiate potuto capire. Ci sono norme che vanno in contrapposizione una con l'altra e la realtà è questa. Detto ciò, vorrei dire una cosa. Siccome l'Italia è un paese che è rovinato, secondo me, da queste situazioni, credo che poi la differenza la fanno le persone, la fanno i consiglieri, la fanno gli amministratori, ovvero laddove le norme creano imbarazzi, penso che col buon senso e la voglia di fare le cose, questi imbarazzi si superano. E quindi io veramente rimango quasi sbigottito dal vedere persone che sistematicamente ormai non danno il loro contributo in quest'aula e poi si permettono di poter etichettare chi comunque viene qui e fa il proprio dovere. Per fortuna non tutte le opposizioni sono uguali, notiamo che c'è chi adempie al suo ruolo secondo il mandato che gli è stato dato dai cittadini ed è comunque utile che sia anche contraltare a quello che può essere quello che la nostra maggioranza deve dire. Io vorrei veramente chiudere su questa vicenda rassicurando i cittadini che nonostante questi tentativi continui di melina, di questa voglia di far essere paludosi in ogni caso, noi continueremo ancora più imperterriti, perché voi siete persone intelligenti, sapete che le semine stanno arrivando a maturazione, i primi frutti si vedono e la raccolta la faremo tutti insieme, cari cittadini. E poi nel 2017 vi prenderete, farete le vostre considerazioni. Quindi, dopodiché, che dire? Io credo che una cosa rimprovero al nostro Presidente del Consiglio, che è fin troppo viscerale nel voler essere, diciamo, tutore, ma soprattutto nel voler essere utile a questa assemblea. Quindi anche in questo senso credo che alla fine tutti dobbiamo essere animati dal buon senso e soprattutto credo che non si può pretendere, diciamo, l'utilità solo a senso unico. Se noi ci confrontiamo in maniera civile, i dibattiti che vengono fuori sono civili. Se ci confrontiamo in maniera costruttiva, i dibattiti che vengono fuori sono costruttivi. Quindi io ringrazio il Presidente Favuzzi perché dal nostro punto di vista opera in maniera ineccepibile nel rispetto delle regole, volendo anche ricordare che se qualcuno ritiene che non vengono rispettate le regole, che vengono disprezzate appunto le norme, le leggi, ci sono in Italia, l'Italia è famosa nel mondo, diciamo, per le aule di tribunali, per i processi spesso passati veramente sul nulla. Quindi chi ritiene di dover procedere lo faccia pure, anche se finora quando abbiamo chiamato allo scoperto chiunque
a dimostrare nelle sedi competenti eventuali negligenze o peggio ancora eventuali comportamenti scorretti o addirittura truffaldini, li abbiamo visto sciogliersi come neve al sole e andare via come dei codardi, come stasera hanno fatto. Detto questo, io chiedo scusa anche all'ingegnere Elio Sanicandro, che è una persona che nella sua vita ha dimostrato tanto, e orgogliosamente posso dire che sono riuscito a motivare e a stimolare affinché possa dare a questa città quel valore aggiunto che probabilmente è necessario. Sicuramente viviamo sfide complicate, viviamo situazioni difficili, visto che il nostro comune, e parlo soprattutto a tutto quello che è accaduto nel passato, si è molto distinto per i procedimenti finiti davanti ai giudici. Non dico, e noi abbiamo dovuto fare la rescissione a questi signori, che ora ci hanno anche citato in tribunale, vorrebbero il risarcimento dei danni. Chiaro che l'Italia è una nazione strana, ma quando verremo chiamati a quell'udienza inviterò i cittadini di Giovinazzo ad accompagnarmi, perché se lo Stato italiano si impegna in quel tipo di processi, allora vuol dire sì che siamo veramente alla frutta. Per non parlare della vicenda a casa di riposo, per non parlare di tante altre questioni che voi conoscete benissimo, per non parlare di quello che stava accadendo nella ex AFP, per non parlare di decine e decine di cose. Bene, noi nel nostro piccolo riteniamo che il nostro dovere nello sciogliere i nodi lo stiamo facendo. Quindi, tornando all'ingegner Sanicandro, io stasera l'avrei voluto accogliere, anche se lui in realtà ormai è un mese quasi che è a testa sotto, è sott'acqua e sta nuotando e pedalando per poter venire a capo delle tante questioni, ve ne dico due su tutte. Oggi per esempio si è dovuto occupare di Villa Giustina, l'ex, la presunta Villa Giustina, dove è fermo tutto dal 2011, abbiamo aperto le carte, non si capisce niente, perché a un certo punto si è bloccato tutto. Giustamente la gente gira e dice, sindaco, ma perché lì c'è quel buco? Poi vai a prendere le carte e scopri tutti questi ponti interrotti a un certo punto, no? Però nel nostro caso, per fortuna, nelle nostre interruzioni ci sono sempre le transenne, perché noi, grazie a Dio, a livello di transenne e transenatura non ci siamo fatti mancare niente. In tutte quelle gabbie ci mancano solo i leoni e poi siamo a posto, diciamo. Però le libereremo quelle gabbie. Dicevo, si è dovuto occupare di Villa Giustina e di un altro contenzioso per un'altra questione legata dei suoli, per un bando, perché si doveva fare social housing, ma poi si è scoperto che probabilmente lo strumento urbanistico non permetteva di fare quello, e allora altri contenziosi. Noi stiamo cercando di portare tutto sulla linea della ragionevolezza e lo stiamo facendo chiedendo aiuto a una persona competente che, ricordo a tutti, è stato per 10 anni assessore a Bari come assessore allo sport e poi è stato negli ultimi 5 anni assessore anche all'urbanistica. Una persona che si distingue per il suo pragmatismo, per la sua grande competenza, soprattutto per la sua aderenza con gli enti, aderenza basata soprattutto sulla stima e sul carisma che si è creato negli anni con i comportamenti. Non fosse altro che nella giunta dove lui è stato, nonostante i 2 mandati, sono tutti usciti senza nessun problema di natura giudiziaria, nessun schizzo di fango. Credo che questi siano i fatti che ci hanno portato a scegliere di portare qui l'ingegner Sanicandro, che non ha nessun'altra valutazione politica, che non si riferisce a nessun altro tipo di strategia politica, questo giusto per sgomberare il campo. Elio Sanicandro io l'ho sempre conosciuto come uomo di sport e come uomo libero, e così gli ho chiesto di venire a Giovinazzo, quindi senza etichette, senza padrini e senza padroni, perché è una persona che difficilmente potrebbe sottostare a questo tipo di impostazione. La più grande gratificazione che ho ricevuto è che, parlando con una persona competente, mi ha confermato che in questi 2 anni ci siamo sforzati non solo di curare l'ordinario, ma soprattutto di pensare allo straordinario, di disegnare la città del futuro. Certo
tutti quanti vorremmo che le cose si facessero velocemente, ma purtroppo bisogna fare i conti con questa nazione assurda. Io avrei voluto invitare qualcuno di voi, ma la prossima volta mi riprometto di farlo, perché avrei voluto che qualcuno di voi ascoltasse il tono e le parole che si sono utilizzate l'altro giorno nella conferenza di servizi sul lungomare di Ponente, quando a me bolliva il sangue, sapendo da quanto tempo i nostri cittadini aspettano quell'opera, e vedevo, diciamo, il tecnicismo e, come posso dire, quella capacità di essere magmatici dei funzionari vari di tutti i tipi, perché poi quella è una razza che si assomiglia, anche se sono di enti diversi, trovano subito la sintonia là dove c'è da cercare di rallentare un procedimento pur di evitare di prendersi una minima responsabilità, riescono immediatamente a trovare la frequenza, la sintonia, parlano tutti la stessa lingua. Sono questi i problemi che viviamo tutti i giorni, cari miei concittadini, ed è proprio per questo che noi, per dare un colpo d'ala a tutti quei semi che sono stati seminati, tra l'altro stamattina eravamo in regione, mentre a febbraio dell'anno scorso rischiavamo di perdere quei 3,2 milioni, penso che l'assessore dopo potrà confermare che oggi la regione, vista la bontà del nostro iter, addirittura ci ha fatto palesare che saranno probabilmente a nostra disposizione altri fondi FESR che stanno togliendo a quei comuni dove stanno i compari di questi signori che dicono di essere bravi, bravissimi, e noi essere degli scoppiati. E siccome questi fondi, pur di non rimandarli a Bruxelles, in Europa, stanno cercando di dare a quei comuni che hanno dimostrato, fatti alla mano, di essere comuni capaci, comuni bravi ad essere pronti e al saper applicare le procedure. Quelle stesse cose che io scrivo su Facebook, io ringrazio che almeno ho capito che il consigliere D'Amato si sforza di leggere, visto che era così ferrato sulle cose che scrivo, o c'è qualcuno che lo fa per lui e glielo riferisce. Quindi io continuerò a scrivere le mie giornate, perché quel mio scrivere significa farvi vivere i drammi e le assurdità che un povero sindaco deve vivere tutti i giorni, quando da un lato ci sono le istanze della propria collettività e dall'altro entra nelle paludi degli enti, dove l'unica parola d'ordine è quella di, ripeto, rallentare ed evitare di prendersi responsabilità. Però noi ce la faremo, ce la stiamo già facendo, e il nervosismo di buona parte dell'opposizione, che si è anche impegnata ad osteggiare fortemente l'arrivo qui di Elio Sanicandro, lo dimostra. E le prime 2-3 settimane di Elio Sanicandro mi hanno convinto che abbiamo fatto la scelta giusta, e soprattutto mi hanno fatto capire come mai una parte dell'opposizione è molto nervosa, perché adesso abbiamo uno che sa fare bene le radiografie, che sa fare bene le analisi e che sa andare molto in profondità. Ovviamente, detto questo, non toccherà a me girare troppo la testa indietro, perché noi abbiamo il dovere di guardare avanti, lo dobbiamo ai nostri cittadini, alle persone che stanno soffrendo. Non siamo assetati di vendette, però sicuramente state pur tranquilli che faremo di tutto affinché questa città, da un lato, possa tornare ad avere quello che si merita, dall'altro sia una città che non si debba più piegare a quelle strane connivenze che l'hanno letteralmente devastata in questi anni, e ci sono esempi a iosa. L'altro giorno abbiamo avuto anche il sopralluogo dell'Agenzia del Territorio, stiamo lavorando per alienare quei beni immobili che voi conoscete bene, ex carcere ed ex mattatoio, stiamo facendo tutto nelle regole, e lo faremo bene, e lo faremo ancora più bene, perché accompagnati dall'assessore Elio Sanicandro sono sicuro che insieme scriveremo un bel pezzo di storia di questa città, visto che Elio non è venuto qui a svernare, non ha bisogno di crearsi una carriera politica, nel senso che lui è qui perché crede in questa città, crede nel suo potenziale, e mi auguro che in queste poche settimane di permanenza si sia convinto che vale la pena anche credere nei cittadini di Giovinazzo. Certo, il suo ruolo noi lo stiamo quasi blindando, tenendolo un po' più
legato alle questioni storiche di questa città e strutturali. Però sono convinto che nonostante ciò riuscirà ad interagire con la nostra città, soprattutto se penso alla delega legata allo sport, e riuscirà a far palesare quella sua umanità. Infine, prima di chiudere, volevo anche segnalare il bellissimo gesto, insomma, in continuità con quanto è stato fatto domenica, con una manifestazione, chiamiamola così, goliardica, ma utile, ecco perché noi ci dobbiamo porre sempre sul tema dell'utilità, che alcuni consiglieri, credo, Filippo Bombino mi ha fatto questa segnalazione, so certo che nella mia maggioranza ci sono consiglieri che accetteranno e spero che altri aderiscano, hanno deciso di devolvere il gettone di questa serata a quella raccolta che la città di Giovinazzo, attraverso la testata giornalistica Giovinazzo Live, sta facendo per promuovere la lotta contro la SLA, che purtroppo è una malattia che non ha ancora trovato una cura molto precisa. Io adesso faccio la nomina di assessore comunale e poi, se Elio vorrà aggiungere qualcosa, avrò piacere di passargli la parola. Dunque, protocollo 16875 del 20 agosto 2014, il decreto numero 14 del 20 agosto 2014, nomina di assessore comunale. Premesso che in data 6 e 7 maggio 2012, in prima tornata, successivo turno di ballottaggio del 20 e 21 maggio 2012, hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, visto il decreto legislativo 18-8-2000 numero 267, in particolare l'articolo 46 che attribuisce al sindaco la competenza a nominare i componenti della giunta comunale, visto altresì l'articolo 47 del decreto 18 agosto 2000 numero 267 che disciplina la composizione della giunta comunale e al comma 3 prevede che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, elegibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Richiamato il proprio atto protocollo 11967 del 10 giugno 2014, con il quale si assegnava al signor Stallone Salvatore, già componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti servizi, sviluppo, attività produttiva, rete commerciale cittadina, anche le funzioni relative ai servizi pianificazione del territorio, urbanistica, lavori pubblici e ambiente, ritenuto di procedere alla nomina di un nuovo assessore, individuato nella persona del signor ingegner Raffaele Sanicando, nato a Bari il 22/9/1958. Quindi ci vediamo qui fra pochi giorni per festeggiare, assegnandogli le deleghe relative alle seguenti materie: pianificazione del territorio, urbanistica, SUAP, lavori pubblici e ambiente, sport e patrimonio. Dato atto che l'ingegner Raffaele Sanicando è in possesso dei requisiti di candidabilità, elegibilità e compatibilità alla carica, come risulta dalla dichiarazione del medesimo sottoscritto in data odierna, ritenuto altresì di ridefinire le deleghe assegnate agli altri assessori comunali al fine di consentire una maggiore funzionalità degli organi dell'ente, visto lo statuto comunale e in particolare l'articolo 27, decreta di nominare il signor Raffaele Sanicando, nato a Bari 22/9/1958, residente a Bari in via Matteotti numero 24, assessore comunale con delega alle funzioni relative alle seguenti materie: pianificazione del territorio, urbanistico, suo, lavori pubblici, ambiente e sport, di notificare il presente atto al signor Raffaele Sanicando, di inviare copia del presente atto per opportuna conoscenza agli assessori e dirigenti comunali, di dare atto che della presente nomina sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta, appunto oggi, Giovinazzo, 20 agosto 2014. Io prima di passare la parola a Elio vorrei anche fare un sentito ringraziamento all'assessore Stallone, che in questo periodo ponte si è sobbarcato anche di questi oneri, che visto le vicende che ho raccontato potete soltanto immaginare quanto peso abbiano. Ovviamente l'assessore Stallone, proprio per far sì che l'ingegner Sanicando si concentri sui grandi progetti di questa città, sulla missione strategica, continuerà a lavorare caricandosi anche, diciamo, di quelle attività più legate al decoro e al restyling della città. Quindi stiamo lavorando in tal senso perché vogliamo, appunto, per queste cose più di primo impatto, dove i cittadini, diciamo, hanno più esigenze, possono avere a che fare con una persona che, comunque, essendo di Giovinazzo, è molto più avvicinabile e soprattutto più fruibile da parte di tutti quanti. Io ringrazio e vorrei, se ha voglia, passare la parola all'assessore Sanicando. Io sarei quello che fa tutto, è lui che fa tutto, lui non passa la parola. Vale, dai, lo mettiamo sul regolare. Dunque io do il benvenuto a Elio in questa sala, che mi pregio di annoverare tra le mie amicizie, tra le mie conoscenze, tutte amicizie da tempo. Ti auguro un grande bocca al lupo,
un buon lavoro, perché di lavoro ce n'è tanto da fare in questo ente, come hai potuto già verificare nelle due settimane che ti sei cimentato a capire che cosa succede da noi. E credo che questa città, con l'avvento del tuo impegno, della tua presenza in questo comune, non ne possa che trarre dei benefici. Passo la parola, perché mi me la chiedi. Grazie, buonasera, io sono molto lusingato dalle parole del sindaco, ma soprattutto sono rimasto molto colpito, è stato determinante nell'accettare l'incarico. Le facce, la disponibilità e la grande accoglienza che è stata riservata da tutti voi, da tutti i consiglieri di maggioranza, dagli assessori, quindi dalla giunta comunale, non è comune il fatto che le decisioni del sindaco e le prerogative del sindaco vengano condivise in una maniera così appunto democratiche, così, cioè, io ho visto, sono stato gratificato dall'accoglienza che mi avete riservato. Devo dire che Giovinazzo è una bella città, insomma, considerata tale da tutti, insomma, ma sto scoprendo le cose molto più belle, molto più interessanti, e ritengo che si possa lavorare, si possa fare molto, sia per le iniziative che sono già in campo, che sono state già avviate, sono in itinere, ma anche perché questo, insomma, su questo credo che ci vorrà la collaborazione di tutti, anche una visione di sviluppo della città che dovrà essere condivisa, dovrà essere perseguita, che riguarda la città, quindi riguarda i processi di trasformazione urbana, ma riguarda anche le persone, i beni culturali, la valorizzazione del territorio nel senso più ampio del termine. A proposito della collocazione, io ho detto il sindaco, ma insomma lo sanno tutti, facendo un'attività politica, tra virgolette, non ho appartenenze, e questo, diciamo, lo voglio specificare anche perché io per anni nel Comune di Mario ho presieduto il Consiglio Metropolitano dei Sindaci, e tutti sanno che i 31 sindaci, c'era anche la provincia che partecipava, non sono di un segno politico. Tutte le decisioni prese dal Consiglio dei Sindaci dal 2007 al 2010, ma intorno, ovviamente continuerò ancora a presiederlo anche in futuro, visto che il sindaco delegato mi ha chiesto di collaborare con l'amministrazione, in particolare per la pianificazione strategica, tutte le decisioni furono prese all'unanimità. Voi sapete che i sindaci sono, cioè, comunque le amministrazioni sono di diversa parte politica, però probabilmente il fatto di aver condiviso le scelte e aver operato in maniera, diciamo, super partes, pensando soprattutto al bene del territorio e non quello dei, diciamo, di componenti politiche, sicuramente è stato il motivo, diciamo, di quel successo. Ricordo anche che nel Consiglio Metropolitano una delle scelte base che noi stabilivamo all'inizio è che ogni comune contava un voto, indipendentemente dal peso demografico, e questo, voi immaginate, soprattutto per il piccolo comune è stato determinante per dare fiducia al processo. Quindi un comune di Bari contava quanto il comune di Cellammare o di Bitetto o di Bitetto, che sono più piccoli. Questo per dire che io ho accettato questi casi perché ritengo che si possa fare molto, si possano attuare molti di quei progetti che però sono in itinere, che erano stati decisi nell'ambito della pianificazione strategica, e l'esperienza di lavorare in una città più piccola per me appunto è un'esperienza, una sfida, direi, perché ritengo che a differenza di una grande città dove si disperde moltissimo lavoro, moltissime energie, perché ci sono molte teste, molte ripartizioni, molte assessori, quindi ogni decisione deve essere frutto di una molteplicità di incontri e riunioni. Nel caso di una città più piccola, il fatto di, per esempio, riunificare le leghe dei lavori pubblici e dell'urbanistica può essere molto utile in questa, nei processi decisionali, nei processi
è molto importante proprio per la qualità e l'efficacia dell'intervento. Parliamo delle riqualificazioni dei lungomari, che è una delle risorse maggiori della città di Giovinazzo, che è proprio il mare, ovviamente il centro storico e i beni culturali. E quindi queste grandi opere che sono in itinere sono importantissime, un'idea appunto di trasformazione o valorizzazione della città. Altri interventi si riferiscono alla bonifica, un altro intervento fondamentale che si legherà anche ai processi di rigenerazione urbana che stiamo immaginando. Tutte queste cose devono essere condivise e soprattutto devono essere conosciute. Quindi il lavoro in una città così piccola, tra l'altro visto anche così appassionare, penso che il trasferimento delle informazioni sia molto più facile, insomma, che rispetto a una grande città. Ma per aiutare ulteriormente questo processo abbiamo già condiviso intorno un po' con l'amministrazione di individuare un luogo e costituire una sorta di urban center, cioè un luogo della città in cui si rappresentano i progetti o anche i lavori di itinere attraverso, insomma, sia pannellature, cioè tradizionali grafici, sia attraverso dei pannelli multimediali, eccetera, una cosa che sono riuscito a realizzare negli ultimi mesi prima di lasciare l'incarico a Bari, l'Urban Center presso la Sala Mirabile, e sicuramente io, insomma, ho sperimentato che questa è una modalità che tra l'altro è presente in tutte le città più innovative, insomma, più in generale quelle del nord, ma anche poi l'Europa. È facile realizzarlo, è molto più facile di quanto si immagina, e penso che lo faremo al più presto, e servirà proprio per trasferire in maniera più facile il lavoro che l'amministrazione svolge e avere anche un ritorno dal punto di vista dei cittadini, insomma, da tutti gli stakeholders della città, nel senso anche propositivo, nel senso che dalla conoscenza dei progetti e delle attività possono venire fuori chiaramente anche dei suggerimenti, delle proposte o delle nuove progettualità. Quindi io ringrazio tutti quanti, ringrazio il Presidente, ringrazio i colleghi che mi hanno accolto in una maniera così gratificante, e mi auguro di poter realizzare delle cose belle, rendere Giovinazzo la città che si merita di diventare, cioè una perla, una città di grandissima attrattività per la regione, ma io direi anche per tutto l'Adriatico, perché le potenzialità ci sono e le dobbiamo fare meglio. Grazie a tutti. Grazie a lei, assessore. Ci sono interventi? Prego, consigliere Anoni. Prima di tutto salutiamo il neo assessore, soprattutto per un dovere di ospitalità, essendo non un cittadino Giovinazzo. Forse ero distratto, non mi è parso però che il saluto da parte del neo assessore si sia rivolto a tutti i consiglieri comunali. Un ringraziamento l'ha fatto la maggioranza e al gruppo di maggioranza, ma sono piccoli dettagli di assessore che possono capitare. Ritornato un po' alla riga del sindaco che ha fatto testè facendo riferimento al comportamento dell'opposizione, devo dire al sindaco che tu sai benissimo che con la Bassanini, diciamo, il potere dell'opposizione si è ancora di più svuotato, e che quando ti arroghi nella posizione e dici ma loro possono fare ricorso, certamente possiamo fare ricorso se ci sono atti non regolati, però sai anche bene, o fai finta di non sapere, che ricorso significa dare a dare, e sì, va a mettere male a porta a porta. E non penso che le modeste somme che noi pigliamo come gettoni di presenza e nelle casse dei partiti in questo momento ci possono permettere di spendere 400, 900, 1000 euro solo per depositare di corso.
qui. Però questo, voglio dire, grazie a Passarini che elimina il Corrigo, quindi ha favorito tante amministrazioni di sinistra e favorisce anche questa amministrazione, come dire, non collocata politicamente, ma in questo momento mi sembra una certa collocazione la sta assumendo, perché caro assessore, non ho partecipato io alle primarie del centro-sinistra Bari come candidato sindaco del centro-sinistra. Essendo un uomo di destra non avrebbe mai partecipato alla primaria della candidatura del centro-sinistra, come non penso uno di centro-sinistra avrebbe mai partecipato alla candidatura delle primarie del centro-sinistra. Quindi diciamo, anche se lei viene qui con un ruolo super partes, con il fiore all'occhiello, come se gli altri assessori non sono buoni, ma comunque, però diciamo, l'idea, la visione, la strategia, oltre a quello che è i fatti contingenti che l'amministrazione sta affrontando, che spero e mi auguro affronti per interesse della città giovinazzese, lei ha anche una visione del mondo, delle scelte, quindi ha una sua collocazione, una sua visione anche politica delle cose. Non può non averla, sarebbe strano se lei non l'avesse. L'amministrazione in questa circostanza, come dire, ha voluto favorire nuovamente un esterno perché ha ritenuto che a Giovinazzo non ci sono figure professionali in grado di poter assumere quel ruolo, perché è un ruolo delicato, importante, c'è un ruolo anche di conoscenza del territorio che forse qualche ingegnere, qualche architetto di Giovinazzo poteva assumere. Però questo non vuole sminuire la posizione della figura del neo assessore, però non si può non sminuire la figura anche dei nostri concittadini che conoscono il territorio, che hanno una loro professionalità. E il quarto assessore, in ordine cronologico, all'interno dell'assessorato urbanistico e lavori pubblici. Il primo, perché c'è un problema di conflitto di compatibilità, e perché lo avete nominato, no, e chi va la consegna è uscita dopo, sì. Il secondo per scelte politiche legate a equilibri della vostra maggioranza, ma è durato poco, eppure anche quello per te un fiore all'occhiello, una realtà professionalità, e poi non so, in qualche modo non ha disatteso le vostre esigenze. La nomina del buon Salvatore Stallone per un fatto di necessità, e questa è la quarta nomina di assessore. Mi auguro per voi ovviamente che si fermi qui e che non ci sia poi un ulteriore, come dire, roulotte russa che faccio cambiare ogni tanto in base alle esigenze e alle convergenze legate a questa maggioranza, che nei fatti un po' scricola, anche se c'è un numero di nove, ci sono varie dichiarazioni, e come dire, quando si insedia un'amministrazione, una maggioranza, anche l'opposizione fa gli auguri, e quando si insegue un nuovo assessore è dovere di tutti i consiglieri fare comuni auguri, maggioranza e opposizione. Come ripeto, anche l'assessore avrebbe il dovere di salutare tutti quanti, perché è vero che noi siamo l'opposizione e certamente non conteremo nelle scelte che l'amministrazione farà con gli assessori, però diciamo abbiamo il ruolo, come dire, di controllo della gestione della cosa pubblica, e solo quello ci è rimasto, controllo della gestione della cosa pubblica, vedere che le cose funzionino nel migliore modo possibile. Ove questo non avvenisse, farlo notare, farlo presente attraverso interrogazioni, ricorsi eccetera eccetera. Poi quando ci sono cose gravissime, non mi riferisco a questa amministrazione, ovviamente si fanno le dovute denunce, però io capisco l'imbarazzo del Partito Democratico, che a un certo punto ha deciso di non
che non presiedo a questa seduta consigliare, perché anche l'ha dichiarato nella, su un articolo su Giovinazzo, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, dove prendeva le distanze e sono le pressioni che hanno fatto affinché tutto questo non avvenisse. Però il buon Emiliano, come dire, ha un peso tale e determinante, essendo presidente, e in futuro dicono sicuramente candidato alle regionali. Ovviamente si sta creando il suo sottobosco elettorale e qui sta mettendo qualche, così, come si dice, qualche piccola pedina, perché non mi venga a dire l'assessore, in questo penso che debba convenire, lei ha fatto due legislature con Emiliano, non credo che sia un anti-Emiliano, sicuramente un amico di Emiliano, e farei molto che anche questa amministrazione, come dire, con il supporto autorevole suo e quindi la collocazione di questa maggioranza che comincia a non essere più proprio indipendente, apolitica, di sopra delle parti, eccetera, eccetera, però comincia ad avere una sua collocazione, sia quando si è presentato con l'Italia dei Valori e Popolare Democratici, canonico, non è certo un elemento di centrodestra o non indipendente, e sia ora con la presenza di questo ingegnere, questo nuovo assessore. E quindi, come dire, la sinistra, il Partito Democratico, vi ripeto, non si è voluto presentare perché non sapeva qualsiasi dichiarazione fa. E allora ho preso io questo onere, ma non per il Partito Democratico, ho preso per me, di fare queste dichiarazioni e ripeto, ovviamente trattandosi di un neo assessore, augurarle un buon lavoro. Grazie. Posso, Presidente? Prego, consigliere. Volevo dare il benvenuto a nome di tutta la maggioranza, un benvenuto istituzionale, perché quello informale, come ha già preannunciato l'assessore Sanicandro, ce lo siamo dati all'interno delle riunioni, diciamo, propedeutiche alla sua nomina, e quindi volevo ufficialmente dare il benvenuto e augurare buon lavoro, nella speranza di riuscire, nella speranza, nella convinzione, nella certezza di riuscire a portare avanti quelli che sono stati i progetti di questa amministrazione, che per una serie di motivi, come diceva giustamente il consigliere Iannone, hanno visto succedersi un più assessori nella sua, diciamo, a ricoprire il suo ruolo. Benvenuto a nome di tutta la maggioranza, grazie. Grazie consigliere Fusaro, mi chiede la parola il sindaco. Sì, giusto qualche breve considerazione, nel senso che io volevo dire questo. Condivido sulla vicenda, sulle considerazioni che ha fatto il consigliere Annoni relativamente alla Bassanini, ma secondo me i danni più grandi che ha fatto la Bassanini è quella che ha tolto, ve lo dico, perché noi dobbiamo anche pensare che c'è una buona politica, non è tutto marcia da buttare. Ha tolto possibilità di incidere alla politica lasciando tutto in mano all'apparato, e i risultati li stiamo pagando amaramente, visto che in Italia l'importante è provare, soprattutto in certi segmenti, provare ad arrivare al 27 evitando di prendere qualsiasi rischio e neanche un raffreddore. Per quanto riguarda le considerazioni politiche che faceva, io ribadisco che la scelta di Elio è assolutamente fuori da quegli schemi. Vorrei anche ricordare, un po' come ho fatto l'altro giorno, la presentazione di Everest, dove ho dissentito leggermente col caro amico senatore Francesco Amoruso, nel senso che non bisogna pensare che gli altri che si sono, diciamo, distaccati da certe situazioni è sempre colpa degli altri. Credo che anche il centrodestra abbia tante colpe per aver fatto uscire un sacco di persone, e se io non sono nel centrodestra, con tutta l'umiltà del caso, penso che probabilmente lei non è di centrodestra, no? Io ho detto, non sono, ho detto. Se oggi non sono nel centrodestra, c'è. Non è di centrodestra. Così come l'altro giorno ho detto qual è stata la mia unica tessera di partito. Io oggi non sono nel centrodestra, questo è nei fatti. Questo è nei fatti. E volevo dimostrare come me se ne sono scappati tanti, perché anche Canonico, vede, era nel gruppo giovane di Forza Italia. Poi se la gente è uscita, probabilmente le colpe staranno da entrambe le parti. Il consigliere Iannone sa quanto io sia stato sempre vicino, simpatizzante e disinteressatamente
a disposizione del centrodestra, senza mai chiedere nulla in cambio. Però è evidente che sono accadute delle cose che erano assolutamente inguardabili. Un'altra cosa che mi preme dire, io tengo tantissimo a tutti i nostri assessori, stavo parlando di ieri, ma non per questo io do disprezzo agli altri, anzi, approfitto per ringraziarli per il loro lavoro quotidiano che fanno. E tornando sul tema, vorrei ricordare che l'assessore Catalano ha dato le dimissioni, che quella di Salvatore Stallone era una scelta ponte, visto il momento, e dopodiché, per quanto riguarda Felice Piscitelli, purtroppo è intervenuta una legge successiva all'inizio della nostra legislatura che ne ha decretato l'incompatibilità. Ma vorrei anche sottolineare un'altra cosa che per me, caro Ruggero, vorrei che sia un auspicio. Io credo di conoscerti molto bene, come penso tu conosca me, e so qual è il sentimento che ti anima relativamente alla tua attività politica, e questo lo posso riconoscere in qualunque sede. Siamo troppo amici per non dirci queste cose, anche in forme istituzionali. Quindi vorrei che tu considerassi il tuo ruolo di oppositore sicuramente come quello di controllore, ma anche ritieniti, almeno per quello che ci riguarda, utile a poter essere di supporto non all'amministrazione ma alle progettualità della città, perché questa città si rilancia se ha la capacità di individuare e acchiappare le intenzioni migliori, e per questo serve il lavoro di tutti. E siccome tu sei stata una persona che ha caratterizzato la tua carriera politica fondamentalmente nell'onestà e nella correttezza, nel saper rispettare le leggi e nel saper accettare le regole della democrazia, credo che sicuramente laddove riterrai che ci siano progetti sostenibili e condivisibili potrai non limitarti ad essere un semplice controllore, come io questa cosa la direi a tutta l'opposizione. E lo dico anche a ragion veduta, non per fare uno sport, perché per esempio vorrei ricordare a tutti che su un tema delicato come quello dei rifiuti alla storia della discarica, io tempo fa in un consiglio comunale dissi che avrei gradito che l'opposizione individuasse un referente e venisse con noi tutte le volte che eravamo chiamati in regione ad andare a discutere di questi problemi, discariche, rifiuti, eccetera, eccetera. Perché quelli non sono problemi del sindaco, dell'opposizione, della maggioranza, sono problemi di tutti. Ad oggi non si è mai avuta risposta su questo tema, e questo è uno dei classici esempi per dimostrare che la disponibilità a condividere delle cose c'è tutta. Infine, due altre considerazioni, Ruggero. Quando tu fai quella battuta sul TAR hai ragione, però non condivido sul fatto dei partiti, perché oggi come oggi, se le aziende più solide sono proprio i partiti che sono pieni di soldi, non sappiamo che sono sorpresi. Parlo dei partiti centrali, non Luigi, conosco le vicissitudini e sai che al mio tempo ho fatto il mio dovere. Lo sai qui. Però quello che i processi ci hanno dimostrato, che addirittura sparivano i milioni di euro e manco se ne accorgevano, talmente ce ne avevano tanti. No, giusto per rispondere. E ultimissima cosa, prendo spunto da quel manifesto che ha scritto il PD, ma lo ridirò puntualmente il prossimo 20 settembre in comunicazione del sindaco. Io non solo faccio mia quella considerazione, ma sono io che gli dico che loro devono stare distanti dall'ufficio tecnico, distanti dai lavori pubblici, distanti dall'urbanistica. Noi siamo fermamente convinti che il PD e il loro apparato deve stare lontano da quegli uffici, che finora ha dimostrato che la loro vicinanza, la loro scelta strategica, la loro visione strategica ci ha fatto salire agli onori delle cronache per i processi con una caterva di indagati e ora purtroppo con persone in attesa di giudizio. Quindi io questo voglio che venga registrato bene, non sul nastro, ma nelle vostre teste. Questi signori sono nervosi perché non riescono più ad avvicinarsi a quei temi che li hanno contraddistinti in questi anni, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Allora forse questo sindaco sarà leggero, pensa alle cavolate, però grazie a Dio Giovinazzo con questo sindaco va nelle pagine della cultura, va nelle pagine della promozione della città, va nelle pagine dello sport e ogni tanto va anche nelle pagine dei progetti.
e va anche su Facebook. Anche su Facebook, ma finora non è andato nelle, e non ha portato la sua città nelle pagine della cronaca nera e di quella giudiziaria. Vabbè, io prima di passare al secondo punto del giorno devo concordare ancora una volta con quello che ha detto Lucia. Il fatto di aver eliminato i controlli nella pubblica amministrazione è stata una grande iattura. Perché prima, però voglio dire che la Bassanini che ha, diciamo, abbondantemente modificato il ruolo delle opposizioni, non si è divertita mica con le maggioranze. E come ha detto Tommaso, noi siamo molto, molto spesso impotenti. Quanti comuni in Italia sono governati al centro-sinistra? Ma sai quella ha fatto la legge è scientifica. Vabbè, però diciamo il mondo è valido, è vario. Quelli che oggi sono di centro-sinistra domani possono essere di centro-destra, però la legge sta lì. E ti stavo dicendo, Luigi, che sei in buona compagnia, perché anche i ruoli della maggioranza sono stati ridimensionati abbondantemente e oggi siamo nelle mani dell'apparato. Cioè le responsabilità che prima si assumevano i politici alla giunta non se ne possono assumere più. Molto spesso siamo lì a fare il piattino, stanno a fare il piattino, perché come è noto io non partecipo per niente all'attività amministrativa di questo ente. Lì sono super partners. Quando posso essere super partner? Devo essere obiettivo più che super partners e cerco di esserlo nel miglior modo possibile. Quindi io non registro altri interventi su questo argomento all'ordine del giorno e passo al secondo punto all'ordine del giorno, interrogazioni e interpellanze. Sono pervenute due interrogazioni a firma ambedue dei consiglieri Stufano, Camporeale e consigliere D'Agostino, che non sono in aula e ai sensi dell'articolo 53 comma 4 queste interrogazioni vengono rinviate alla prossima seduta. Punto 3 all'ordine del giorno, fabbrica di Sant'Agostino, vulgo conflitto Spinelli, determinazione sull'utilizzo dello stato di monastico piano terra. Presidente, mi chiede la parola di consigliere Stufano, nella facoltà. Scusami. Presidente, la prego di evitare di fare queste scusate. Nello specifico. Presidente, oggi pomeriggio alle 14.30 è pervenuta una missiva da parte della provincia che è discordante rispetto a tutto quello che era la corrispondenza che avevamo valutato per arrivare alla presentazione di quest'atto del Consiglio Comunale. Per questo motivo chiedo la possibilità di poter valutare, di confrontarci con l'ente provincia, di poter valutare meglio questa situazione. Credo che questo punto all'ordine del giorno venga rinviato. Grazie. Poche votazioni di rinvio di questo punto all'ordine del giorno. I favorevoli sono pregati ad alzare la mano, i contrari, gli astenuti, all'unanimità dei presenti. Il non è uscito. Mi spiace che abbiamo perso un po' di tempo all'inizio, comunque speriamo di aver fatto anche stasera così buone per la città. Grazie, buonasera a tutti. Il mio rispetto